A Taranto, la Peirani Sud ha interrotto la propria attività lamentando ritardi nei pagamenti da parte del committente. La ditta, per conto dell'ex Silva, al quarto sporgente del porto, svolge attività di scarico e movimentazione delle materie prime. Acciaierie d'Italia replica in una nota parlando di una illegittima decisione e annuncia che agirà nelle opportune sedi per tutelare i propri interessi. L'azienda ha rimarcato che Peirani ha registrato ben due incidenti fatali anche se non in attività svolte per conto di Acciaierie d'Italia, il riferimento è a due infortuni nel marzo 2022 e nell'aprile del 21, costati la vita ad operai impegnati in operazioni di movimentazione di pale eoliche e da ultimo un grave incendio il 2 marzo scorso proprio ad una delle gru in servizio per Acciaierie d'Italia al quarto sporgente che ha messo a rischio la sicurezza di tutti gli operatori e causato ingenti danni economici, dicono dall'Acciaieria, ben superiori al valore dei servizi erogati in favore dell'azienda. Incidenti scrivono che avevano costretto Acciaierie d'Italia a valutare con cautela le del contratto in scadenza giugno 2022. Secondo fonti sindacali, alla ditta, in sede di rinnovo contrattuale, era stata proposta una riduzione del 7-8% del costo economico dell'attività di fornitura e la disponibilità di acciaierie dell'acquisto delle gru.